La musica che avete appena ascoltato è un'anteprima assoluta di un'opera scritta in 8 mesi per celebrare gli 800 anni dalla morte di Santa Franca. L'oratorio San Raimondo di Piacenza l'ha commissionata al compositore piacentino di 24 anni, il maestro Federico Perotti. I piacentini potranno ascoltarla sabato 28 aprile alle 21 nella chiesa del monastero benedettino di San Raimondo. Franca da Vitalta è il titolo del lavoro realizzato dal maestro diviso in 4 parti. Perotti ha spiegato di aver ricercato una bellezza perduta. Abbiamo deciso di raccontare la storia in musica della vita di Santa Franca, questa santa che a Piacenza è venerata ed è importante anche per la cittadinanza, perché ha avuto un'influenza molto forte anche per la città. E, diciamo, le fonti di ispirazione sono molteplici. Io ricerco un po' una bellezza. Bisogna cercare una bellezza perduta che, insomma, spesso non ci dimentichiamo attraverso le mode di avere una bellezza che nel passato c'era, cercando appunto di non copiare nel passato, ma soprattutto cercando di non legarsi un po' all'effimero delle situazioni. Cosa ti ha colpito della sua vita che poi hai riportato in quest'opera? Allora, in realtà era una trama molto affascinante, perché si legano le storie di questa vita di questa monaca che da giovane a 7 anni, poi a 14 diventa già monaca, poi diventa abbadessa giovanissima. Poi le storie che si legano tra i consoli, il vescovo e il papa, diventano proprio come, appunto, ci sono queste serie TV che parlano, no, di questa. Infatti all'inizio volevo un po' mettere in luce tutta la storia come una serie TV in musica, no? Poi in realtà diventava un po' lunga quindi ho deciso di scegliere certe cose e poi le ho messe in musica. Però in effetti quello che mi ha colpito è vedere i legami che ci sono tra le famiglie potenti che si scontravano, la sua intermediazione, il potere che aveva comunque sia spiritualmente che temporalmente un monastero, e che a volte andava a coincidere, a volte invece in litigio con ciò che era il clero secolare, il vescovo. Ci saranno 9 musicisti, 4 solisti, 4 cantanti e poi il coro, che il coro avrà una funzione speciale, perché il coro canterà sempre da solo, non canterà mai né con gli strumentisti né con i cantanti, farà tutto da solo, perché è un po', rappresenta il tempo che scorre, no? Perché canteranno 4 inni in ordine dell'anno liturgico e rappresentano le fasi della vita di Franca, sono come dire dei punti nella sua vita.